Oggi si festeggia San Paolino di Aquileia, il vescovo ammirato da Carlo Magno che passò alla storia per essere stato uno dei più strenui difensori dell'ortodossia cattolica e per aver saputo valorizzare la peculiare condizione laicale. Paolino, vissuto nell'VIII secolo ad Aquileia sull'Adriatico, tra Venezia e Trieste, è stato uno dei grammatici più celebri del suo tempo. Ha ricevuto una buona educazione e dopo la distruzione del regno longobardo nel 774 venne chiamato a corte dal suo grande ammiratore Carlo Magno, che ne apprezzava le eccellenti doti di insegnante e soprattutto la sua intensa spiritualità. L'imperatore lo volle accanto a sé ad Aquisgrana, alla sua corte dove il santo erudito insegnò alla scuola del Palazzo Imperiale. È qui che Paolino trascorse alcuni anni al servizio di Carlo Magno, esercitando le funzioni di magister grammatiche, ossia il docente di lingua. Membro dell'Accademia Palatina col nome di Timoteo, divenne amico di uomini dotti come Adalardo, abate di Corbie, ad Alberto, mago, abate di Ferrières, e altri ancora, ma soprattutto di due grandi dotti, Alcuino di York e a Gilberto, suo allievo. Accanto a questi due amici divenne uno degli uomini di punta dell'élite culturale a cui l'imperatore si appoggiò nell'esercizio del suo potere imperiale. È stato lo stesso Carlo Magno nel 787 a farlo nominare patriarca di Aquileia, città nella quale Paolino si fece apprezzare come un grande pastore, un grande teologo e letterato. E scrisse una serie di poesie, inni e altre opere ancora. La sua statura teologica e letteraria lo rese famoso, tanto che è chiamato a partecipare a una serie di concili ecclesiastici dove Paolino svolse un ruolo di primo piano. Il primo concilio a cui partecipò fu quello di Ratisbona nel 792. Ebbe un ruolo di primo piano nella politica ecclesiastica franca e si impegnò fortemente nel contrastare la corrente teologica dell'adozionismo, quella corrente nata in Spagna ad opera di Elipando, il primate di Toledo, e di Felice. Questa dottrina erroneamente affermava che Cristo sarebbe stato un uomo innalzato al livello divino e dotato di forza divina. Nata in Spagna ad opera di Elipando, primate di Toledo, era sostenuta dal famoso Felice, vescovo di Urgel, e si era diffusa immediatamente oltre i Pirinei. Contro questa tesi, Paolino compose ben tre libri, a dimostrazione del fatto che l'adozionismo era un'eresia e come tale in contrasto con quanto professa il credo cristiano. Tra i suoi scritti spicca il volume Libellus Sacro Syllabus Episcoporum Italiae, scritto in occasione del Concilio di Francoforte a nome di tutti i vescovi italiani e in difesa dell'ortodossia cattolica. L'altra questione teologica importante affrontata da Paolino riguarda la tesi cosiddetta del Filioque, ossia la dottrina della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. In Oriente, infatti, circolava la tesi teologica che affermava che lo Spirito Santo procede dal Padre senza fare menzione del Figlio. Paolino si preoccupò di mostrare il fondamento teologico della inseparabilità e consustanzialità delle persone della Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito. E nel 796 prese parte insieme agli altri vescovi danubiani alla spedizione di Pipino contro gli Avari, la popolazione imparentata con gli Unni che minacciava con continue scorrerie tutti i paesi limitrofi. L'impresa si concluse con un'assemblea sul Danubio
E Paolino riunì tutti i prelati per discutere il problema dell'evangelizzazione dei vinti, giungendo a definire una linea di azione che prevede un avvicinamento graduale e non forzato degli avari e delle altre popolazioni vicine alla fede cristiana. A tal fine inviò diversi missionari presso gli avari e presso gli altri pagani e condannò il battesimo di persone non sufficientemente preparate a riceverlo, raccomandando di porgere il Vangelo rispettando la volontà delle persone ad aderirvi. Uomo di grande spiritualità, si distinse per il suo orientamento pastorale, teso a configurare un ideale di vita che, pur ricollegandosi ai tratti tipici della spiritualità monastica, riconosceva e valorizzava le peculiarità e le situazioni caratteristiche della condizione dei laici, rispettando per la laicità una autonomia e praticabile via di perfezione cristiana. Dopo la morte, il suo corpo venne sepolto nella cattedrale di Cividale del Friuli, dove ancora oggi sono conservate le sue reliquie. Noi oggi preghiamo San Paolino di Aquileia con le parole del beato Papa Giovanni XXIII. O Spirito Santo, perfeziona in noi l'opera iniziata da Gesù. Rendi forte e continua la preghiera che facciamo per il mondo. Accelera in ciascuno di noi una profonda vita interiore. Da slancio al nostro apostolato, che vuole raggiungere tutti gli uomini e tutti i popoli, tutti redenti dal sangue di Cristo e tutti sua eredità. Mortifica in noi la naturale presunzione e sollevaci nelle regioni della santa umiltà, del vero timore di Dio, del generoso coraggio. Che nessun legame terreno ci impedisca di far onore alla nostra vocazione, nessun interesse per ignavia nostra. Mortifichi le esigenze della giustizia, nessun calcolo riduca gli spazi immensi della carità dentro le angustie dei piccoli egoismi. Tutto sia grande in noi, la ricerca e il culto della carità, la prontezza al sacrificio, sino alla croce e alla morte. E tutto, infine, corrisponda all'estrema preghiera del Figlio e del Padre, e a quella effusione che di te, o Santo Spirito d'amore, il Padre e il Figlio volerà sulla Chiesa e sulle istituzioni, sulle singole anime e sui popoli. Amen.